Alla Gamescom 2014, fra le novità presentate da Sony nel corso della sua conferenza, c'è anche Tearaway Unfolded, capitolo dedicato a PlayStation 4 del platform tridimensionale costruito da Media Molecule. Con l'arrivo su console casalinga di una delle nuove IP inizialmente dedicate a PlayStation Vita, si compie probabilmente l'ultimo passo di un progressivo abbandono, se così vogliamo chiamarla, della console portatile. Sembra infatti che le nuove produzioni sulla PlayStation Vita evidentemente non abbiano i risultati che la casa madre si aspetta. È così che Sony ha chiesto al team inglese di trascinare la sua creativa produzione anche su console casalinga. Tearaway Unfolded sarà sostanzialmente una versione riveduta, ampliata e corretta del gioco originale uscito sulla console portatile. Media Molecule lo chiama un adattamento. Nella nuova edizione PS4 troveremo infatti gli stessi stage che abbiamo attraversato nella versione portatile, però arricchiti di nuovi contenuti e con enigmi inediti pensati attorno alle funzionalità del nuovo DualShock. Le sezioni di gameplay sono abbastanza diverse rispetto a quelle che conoscevamo e questo potrebbe quindi giustificare l'acquisto anche da parte di chi ha già spolpato l'avventura originale. Così come erano sfruttate tutte le caratteristiche di PlayStation Vita, qui nella nuova versione PS4 sono sfruttate tutte le caratteristiche del controller. Le soluzioni adottate del team sono abbastanza creative e sono riuscite insomma a convincerci, delineando una progressione sempre briosa. Media Molecule promette anche nuovi livelli che purtroppo non abbiamo avuto modo di vedere, ma comunque atmosfere che si distanzieranno da quelli del capitolo originale. Ancora deliziosa la componente stilistica, per chi non lo sapesse Tearaway è ambientato in un mondo interamente fatto di carta e le soluzioni adottate dal team delineano e costruiscono un mondo veramente incantevole. Anche se si è perso insomma l'effetto meraviglia della produzione portatile, Tearaway Unfolded potrebbe conquistare chi ancora non ha giocato il capitolo originale e chi è in cerca di un platform divertente e colorato.